Bolidi rossi. L'F-50 e il 208 Turbo. Grande festa in occasione del Ferrari Day 95, svoltosi come da tradizione all'autodromo del Mugello. Il Ferrari Day è un incontro annuale organizzato dalla Casa del Cavallino Rampante per consentire a collezionisti e ad appassionati delle rosse di ritrovarsi con le loro Gran Turismo e le loro vetture sport sul circuito del Mugello, da alcuni anni pista privata della Ferrari. Si possono ammirare i bolidi del passato e quelli del presente. Il pubblico sulle tribune è quello delle grandi occasioni, un pubblico fedele al mito delle Ferrari. Un pubblico pronto ad accorrere numeroso, ogni qualvolta si sente in pista un rombante motore di Maranello. Un pubblico che da sempre segue nella buona e nella cattiva sorte le vicende del cavallino rampante, anche quando in Formula 1 i successi, come negli ultimi anni, tardano ad arrivare. Al Ferrari Day 95, alla presenza del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, l'ospite d'onore è stata senza dubbio l'ultima nata di Maranello, l'F50, una sportiva di carattere, di 4.700 cm3, che, seppur rivoluzionaria nella tecnologia costruttiva, continua la tradizione delle Gran Turismo del cavallino rampante. Il Ferrari Day, oltre che una passerella per la vettura ospite d'onore, l'F50, è stato anche il giorno dell'addio di Gerhard Berger ai suoi fans ferraristi, visto che alla fine del 95 ha concluso la sua collaborazione in Formula 1 con il team del Cavallino. Ma lasciamo Berger, festeggiato per l'ultima volta dai tifosi di Maranello, ed osserviamo più da vicino la F50. Partorita dagli stabilimenti di Maranello, fa splendida mostra di sé la bellissima Ferrari F50. Questa vettura, erede naturale della F40, presentata nel maggio del 1987 dallo stesso Enzo Ferrari, è l'espressione di una raffinata ricerca tecnologica, aerodinamica e di uno styling ineguagliabile. La linea avveniristica, ma con profonde radici nello stile Pininfarina, fa come sempre di questa Ferrari un oggetto unico ed inconfondibile. Le linee morbide ed aggressive nello stesso tempo rispecchiano le caratteristiche del propulsore, tanto fluido quanto travolgente nell'erogazione della potenza. Appena in moto, un insieme di sensazioni indescrivibili. Un brivido pervade tutto il corpo. Il rombo dei 12 cilindri è una musica sublime, che come in un crescendo rossiniano, sale come i suoi giri, sino a raggiungere l'apice del piacere in un'esplosione di emozioni. Chi meglio di un pilota di Formula 1 può testimoniare che la Ferrari F50 sia una vera vettura sportiva, simile in molte caratteristiche costruttive alla monoposto da lui guidata negli ultimi anni? Al volante dell'ultima nata di Maranello stiamo vedendo infatti Jean Alesi, nelle ultime stagioni molto amato dal pubblico ferrarista. Il francese sta mettendo a dura prova la F50 sulla pista privata per eccellenza della Ferrari, la pista di Fiorano, che sorge a poche centinaia di metri dallo stabilimento della Ferrari a Maranello. Il tracciato di Fiorano, sede di importanti test non solo delle vetture Gran Turismo e delle monoposto del cavallino rampante, ma spesso prestato dalla Ferrari ad altri teams di Formula 1, è stato inaugurato dallo stesso Enzo Ferrari nel 1971, ma solo nell'autunno del 1973 è stato reso operativo. La pista, larga 9 metri e lunga circa 3 chilometri, nel suo genere è un vero gioiello per le soluzioni tecniche adottate nella sua realizzazione. Il tracciato copia alcune curve dei circuiti che negli anni 70 e 80 ospitavano le gare di Formula 1. Oggi molti di questi autodromi sono cambiati, ma la pista di Fiorano conserva la sua validità per i primi test di sgrossamento delle monoposto Ferrari.
45 fotocellule consentono infatti di parzializzare i tempi di percorrenza di ogni singolo tratto e quindi di studiare, anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso, i vari comportamenti delle auto in prova, lasciando al pilota o al collaudatore ampi margini di errore in tutta sicurezza. L'F50 è in pratica nata in Galleria del Vento. Oltre 2000 ore sono servite per la messa a punto del progetto, che ha tenuto conto di precisi obiettivi aerodinamici. L'ultima nata tra le Gran Turismo Ferrari, infatti, doveva poter sopportare elevati valori di deportanza sui due assali, carichi aerodinamici verticali in prevalenza sul retrotreno della vettura per renderla stabile in tutte le condizioni, variazioni di carico aerodinamico minime in funzione dell'altezza da terra e forze aerodinamiche laterali contenute in modo da limitare gli effetti del vento laterale. Il tutto tenendo conto che l'auto, a piacere del cliente, avrebbe potuto trasformarsi dalla configurazione Spider a quella coupé con il semplice montaggio di un tettuccio asportabile. Ma lasciamo la pista di Fiorano e torniamo ad osservare da vicino l'F50, vettura esclusiva che la Ferrari produrrà solo in 349 esemplari. La carrozzeria, la parte più in vista della macchina, è realizzata interamente in materiali ultramoderni e derivati direttamente dalle esperienze maturate in Formula 1. Nomex a nido d'ape, Kevlar e fibre di carbonio rendono tutta la struttura leggera e resistente a qualsiasi sollecitazione. Gli interni della F50, realizzati come sempre con la massima cura e nel classico stile Ferrari, godono dell'utilizzo di materiali sceltissimi. I sedili molto belli avvolgono il busto del pilota impedendone ogni movimento, se non quello delle braccia e delle gambe. Sono realizzati in pelle e con un particolare tessuto traspirante. Il cambio, a 6 rapporti, viene azionato da una corta leva, pronta a scorrere sulla classica griglia a selettori. Bellissimi anche i cerchi da 18 pollici, che montano coperture espressamente ridisegnate e costruite per l'F50. Il corpo macchina, dalla linea cuneiforme, è costellata di estrattori, prese d'aria ed appendici aerodinamiche che, oltre a conferire un'aggressività non comune, permettono lo smaltimento del calore prodotto dall'esuberante 12 cilindri di ben 520 cavalli. Questa vettura avrebbe dovuto chiamarsi F130, che è e rimane il codice del numero di progetto. Poi, quasi a voler sottolineare la stretta parentela tra questa Gran Turismo e l'F40 creata per ricordare i primi 40 anni della Ferrari, la casa di Maranello, precedendo il cinquantenario dell'azienda che cade nel 97, l'ha denominata F50. L'effetto suolo, che schiaccia una vettura al terreno, è stato sfruttato per la prima volta sul finire degli anni 70 dal progettista della Lotus, Colin Chapman, e poi applicato sulle monoposto di Formula 1, prima con l'uso delle cosiddette minigonne, poi con un accurato studio dei flussi aerodinamici esistenti tra il fondo della vettura e il suolo. Tale effetto trova un'interessante applicazione proprio nell'F50. Due ventilatori all'altezza del vano motore, infatti, aspirano l'aria dal fondo stradale, creando così un efficace schiacciamento al terreno. F50, che per la sua limitata produzione può essere considerata come un'auto per collezionisti, non è solo una vettura sportiva che si esalta soprattutto in pista. È anche una Gran Turismo che può essere utilizzata sulle strade di tutti i giorni, come ci dimostra Gerhard Berger, alfiere del cavallino rampante in Formula 1 negli ultimi anni.
A differenza di auto come la GTO e l'F40, progenitrici dell'F50 più adatte alla pista che ad un uso stradale, l'ultima nata del cavallino rampante è facile da guidare, sincera nonostante la sua enorme potenza. Le improvvise scariche di coppia, tipiche del motore turbocompresso dell'F40, non facilmente digeribili dai normali guidatori, qui non si verificano. Il motore aspirato, pur essendo in grado di esprimere una potenza massima di 42 cavalli maggiore di quella espressa dall'F40, consente infatti accelerazioni progressive senza particolari strappi. Buoni sono anche i valori di coppia a basso regime. L'F50 è sostanzialmente sottosterzante se portata però al limite, vale a dire che il muso della vettura tende in curva a puntare verso l'esterno. L'F50 è priva di servosterzo e utilizza una scatola guida a cremagliera in fusione d'alluminio, il cui comando richiede circa 21 gradi di rotazione del volante per sterzare le ruote di un grado. Tale comando, non troppo diretto, è però pronto e preciso. Ma lasciamo la strada, dove abbiamo visto che l'F50 è in grado di soddisfare anche il guidatore di tutti i giorni, e torniamo ad osservare da vicino questa che, senza pericolo di smentita, possiamo definire una vera e propria supercar. Il telaio a monoscocca, completamente realizzato in fibra di carbonio, conferisce all'F50 una rigidità torsionale ed un'elevata sicurezza passiva. Apriamo il vano motore e al suo interno troviamo il massimo stato dell'arte tecnologica. Il propulsore, derivato da quello di Formula 1 e come questo con funzione portante, è in grado di erogare con una facilità estrema ben 520 cavalli a 8500 giri e a portare l'F50 ad una velocità di oltre 320 km orari. Il cambio a 6 rapporti, ben studiato per un utilizzo stradale, è costruito in lega di magnesio. Grande cura è stata posta anche nello studio delle sospensioni a controllo elettronico, che utilizzano lo stesso schema push rod della Formula 1. Il sistema frenante, che non usufruisce di alcun tipo di controllo elettronico della frenata, è ben progettato ed adeguato all'uso stradale, utilizzando 4 dischi autoventilanti con pinze fisse e 4 pistoncini. Gli scarichi, ovviamente catalitici, hanno i collettori con 2 lunghezze regolabili al fine di ottimizzare la coppia del motore. Richiudiamo il vano motore. Ritroviamo i fanalini di coda dalla classica forma circolare. E in mezzo lui, il cavallino rampante, l'emblema conosciuto in tutto il mondo e che ognuno di noi vorrebbe poter possedere, anche magari per un solo giorno. Negli oltre 40 anni di vita, la Ferrari ha progettato e costruito oltre 40 monoposto di varie formule, numerose vetture sport e decine di Gran Turismo. Oggi dal suo stabilimento escono poco meno di 3.000 auto all'anno, ma la tecnologia utilizzata nel costruire i molti pezzi che compongono un'auto del cavallino rampante è pari, se non superiore, a quella delle case automobilistiche che producono migliaia di esemplari.
La catena di montaggio dell'esclusiva F50, ad esempio, è forse la più breve e al tempo stesso la più preziosa del mondo. Se si considerano i sofisticati materiali adoperati nella costruzione di questo gioiello, venduto ai pochi fortunati acquirenti, al prezzo di ben 800 milioni. Ma torniamo a parlare del propulsore, un 12 cilindri con 5 valvole per cilindro, nato nel 1989 per equipaggiare la Ferrari 640 di Formula 1. Un propulsore di Formula 1 nasce con l'esigenza di sopportare le fatiche di un Gran Premio. Fatiche ben superiori, a maggior ragione, deve subire un motore destinato a muovere una Gran Turismo. Un motore, quindi, che deve resistere molte migliaia di chilometri. Nel motore dell'F50, maggiorato di cilindrata e portato a 4.700 cm3 contro gli originali 3.500 del propulsore di Formula 1, sono stati usati bielle in titanio, pistoni in alluminio forgiato e il basamento di ghisa. Il tutto superando specifici ed accurati controlli sulla qualità dei materiali stessi. Le immagini ci mostrano il circuito di Monza. Sull'autodromo lombardo sono state scritte pagine memorabili della storia sportiva del cavallino rampante. Lo stesso Enzo Ferrari era solito seguire direttamente dal muretto dei box di Monza le prove delle sue vetture. E ciò avvenne fino alla fine degli anni 60, quando il Drake si ritirò in pratica nel suo eremo tecnologico a Maranello. Siamo a Monza per parlare di prestazioni della F50. Della punta di velocità massima di 325 km all'ora si è già detto. Per accelerare da 0 a 100 km all'ora, l'F50 impiega 3,87 secondi, mentre il chilometro con partenza da fermo viene percorso in 21,7 secondi. Sono prestazioni degne di una Formula 1. E concludendo l'esame sull'ultima Gran Turismo realizzata dalla casa di Maranello, possiamo dire di trovarci di fronte ad una vera e propria monoposto a ruote coperte. Una monoposto riservata a pochi fortunati eletti. Un sogno per tutti. Nel 1975 fa la sua apparizione sul mercato italiano la Dino 208 GT4, la prima vettura Ferrari con cilindrata inferiore ai 2 litri. La formula riscuote molto successo e così nel 1980 prosegue con le Ferrari 208 GTB e GTS. Nonostante i pochi cavalli a disposizione, 155, i due modelli vengono prodotti in molti esemplari. Il risultato ottenuto spinge la Ferrari ad aggiornarli con una versione molto più potente e vicina alla filosofia del cavallino rampante, la 208 GTB e GTS Turbo. La vettura, bellissima come tutte le Ferrari, porta la firma di Pininfarina, che in questo modello ha voluto riprendere, miscelare ed aggiornare con soluzioni tecnologiche più ricercate i modelli 208 e 328. Le linee plastiche fluenti ben armonizzate, le prese d'aria e le appendici aerodinamiche si fondono tra loro dando alla 208 Turbo quell'aspetto aggressivo che ci si aspetta da una Gran Turismo Ferrari. La 208 Turbo si contraddistingue dai precedenti modelli per l'aggiunta di una presa d'aria sul cofano anteriore. Per le caratteristiche prese d'aria NACA poste anteriormente al passaruota posteriore, per l'alettone posteriore tra le due derive laterali e per i quattro tubi di scarico raggruppati a due e cromati. Classica resta l'impostazione dei gruppi ottici posteriori, rotondi, come da tradizione Ferrari.
Nella parte anteriore, oltre alla griglia sul cofano, altra modifica è l'adozione di uno spoiler maggiorato, che combinato a quello posteriore aumenta l'aderenza e la stabilità della vettura. Il motore, un 8 cilindri a V di 90 gradi, montato posteriormente con una cilindrata totale di 1990 cm cubi, è praticamente un'evoluzione di quello montato sulla 208 GTB. In questa versione, l'alimentazione, originariamente ad aspirazione libera, è stata modificata applicando una turbina KKK senza scambiatore di calore e con una pressione d'esercizio tenuta volutamente bassa, circa 0,6 bar. Sono stati sostituiti 4 carburatori a doppio corpo con un impianto di iniezione K-Jetronic della Bosch. E infine l'accensione tradizionale ha lasciato posto ad un sistema d'accensione elettronico Digiplex. La strumentazione, dalla classica forma rotonda, è stata ampliata con l'aggiunta di un manometro per il controllo della pressione della turbina. La sellieria, come pure il cruscotto e molte altre finiture interne, sono in pelle. Il volante della Momo, come vuole la migliore tradizione sportiva, è a 3 razze. La console centrale, posta tra i 2 sedili, racchiude il comando del cambio, composto dalla classica torretta con innesti a selettore e dall'asta con il caratteristico pomello a sfera. Il cruscotto posto davanti al pilota ha una palpebra molto allungata ed avvolgente che consente una lettura ottimale della strumentazione in qualsiasi condizione di luce. Completano la strumentazione raccolta nella console centrale i comandi per l'aria condizionata, le leve per gli alzacristalli elettrici, le leve per l'apertura dei fari a scomparsa e quelle per gli altri servocomandi. La manovrabilità, l'agilità, la progressività, l'elasticità e la bruciante accelerazione del motore completano le magnifiche doti della 208 Turbo.